vorrei condividere con voi un pensiero per il quale il silenzio rende complici. Quindi chi non si attiva per il cambiamento è come se appoggiasse l'ingiustizia. La storia dovrebbe insegnarci. La memoria serve per imparare e non ripetere gli errori del passato. Mia nonna è scappata dai campi di sterminio e questo mi ha aiutato a formulare delle analogie, a riflettere sulle persecuzioni verso i neri, la discriminazione verso gli omosessuali e l'ingiustizia verso le donne che hanno dovuto lottare per i loro diritti. Mi chiedo se oggi non avvenga lo stesso verso gli animali, in maniera diversa ma comunque crudele. E allora forse dobbiamo meditare sulla storia passata. Altrimenti non possiamo che concludere che la storia insegna, ma non ha scolari.